Ciao a tutti, oggi faremo un video molto diverso dal solito e vi inizio questo video con una bellissima Emma che beve l'acquetta, che credo che insomma faccia meglio che vedere la mia faccia in questo momento. Volevo dirvi che oggi faremo un video un pochino diverso, dove vi farò vedere le cose sostenibili che io faccio giornalmente. Ho preso ispirazione da questo video da una youtuber che seguo, che mi piace tantissimo, vi lascerò il link nel video, dove lei appunto le fa vedere 50 cose che lei fa giornalmente per evitare gli sprechi. Io credo di avere una trentina di cose, quindi insomma spero che questo video vi piaccia, spero che anche la visione di Emma che beve l'acqua vi piaccia tantissimo, molto ASMR, e buona visione! Allora, la prima cosa che faccio è spegnere la mia bellissima ciabatta. Se mi seguite su Instagram sapete che ho parlato di questo, che evita insomma lo spreco di energie, quindi le cose insomma che non utilizziamo, che stanno in presa tanto per, potete utilizzare questo. Per quanto riguarda la mia doccia, sapete che uso quasi tutto solido, il mio shampoo, il mio bellissimo sapone solido, che ovviamente i prodotti solidi non c'è packaging e durano molto molto di più. Se vi depilate, il rasoio di sicurezza può essere un'alternativa molto molto buona, perché comprate una volta e cambiate le lamette, quindi non c'è spreco di plastica. Io lo uso solo per le ascelle, però molto comodo. Per i capelli uso un prodotto della Lush che fa da balsamo e da maschera, una specie di questo molto bello. I dentini, Geo Organics, pastigliette mi piacciono tantissimo e lo spazzolino della Lamazuna che si può togliere la testina. Usavo quello di bambù, questo semplicemente mi sembra un'alternativa un pochino migliore proprio perché si cambia solo la testina e la compagnia può riciclarli. Il mio cotofeo è riutilizzabile. Lo uso da ormai quasi 6 mesi, mi piace veramente veramente tanto. Il mio deodorante non è proprio zero waste, però l'unico che funziona, però è cruelty free e vegan, insomma mi piace tanto. La mia skincare è fatta prevalentemente di The Ordinary e mi piace tanto, un brand vegan, cruelty free, hanno tutte le boccette in vetro, insomma meglio di così non si può, però vi farò una morning routine più dettagliata delle cose che utilizzo. Se vi interessa il mio rullino per gli occhi, anche questo ve ne parlerò magari in una routine più dettagliata, ecco. Le prossime cose sono le mie cose da workout. Adesso, come ben sapete, siamo chiusi in casa, almeno io sono chiusa in casa, cerco di allenarmi in casa e ho investito sia su leggings sia su scarpe, le ho comprate da brand etici, vi lascerò i link se vi interessano, non c'è sponsorizzazione niente di tutto ciò, semplicemente sono brand che trovo molto ma molto validi. Io odiatrice di leggings ovviamente, ma questi meravigliosi. Per quanto riguarda i miei vestiti, io ho tantissimi capi usati, come ben sapete, non compro più fast fashion da almeno 2 anni, compro usato, vintage. Adesso sono anche in un 6 mesi di no buy challenge, di cui vi parlerò magari quando sarà finita la challenge. Quindi uso ciò che ho, insomma, questa è un po' la mia filosofia di vita, anche grazie sia al zero waste sia al minimalismo, anzi voglio eliminare ancora più cose dal mio armadio che trovo che non metto così spesso. In bagno ho anche la carta riutilizzabile che uso solo per la pipì, se no uso la carta riciclata. Quindi se avete la carta, se utilizzate la carta igienica, per favore cercate di usarne una che è stata riciclata proprio perché c'è stato meno spreco dietro, poi se potete utilizzare anche quella riutilizzabile è meglio. Quando c'ho il ciclo, Coppetta, mia meravigliosa compagna che mi fa vivere il ciclo meravigliosamente, non mi posso lamentare. La adoro, quella mia è della Meluna, se vi interessa la uso ormai da un annetto e mezzo e non mi separerei mai. La mia bellissima spazzola in legno, comprata da un brand etico, che è molto più docile con i miei capelli, ecco, mi piace molto di più. Il mio make up è fatto principalmente di pochissimi prodotti perché ho fatto un declutter tempo fa, che sono tutti cruelty free o vegan, e quando utilizzerò questi prodotti, cercherò di avere una collezione ancora più minima. Questo è un po' il mio scopo, diciamo. Mi avete chiesto di parlare dei miei gioielli. Io non ne ho tanti, ma ne ho anche tanti, però ho tenuto solo quello che è di qualità e ho alcune cose etiche, ho alcuni pezzi etici. Per esempio, gli orecchini che indosso sono di un brand etico, mi piacciono da impazzire, sono in argento, sono veramente veramente carini. La mia cucina è fatta principalmente di tanti tanti barattolini in giro perché compro tante cose sfuse, però non è che se non avete il negozio sfuso vicino a voi non deve essere un problema, ecco, potete essere zero waste anche solo col supermercato.
mercato, si può migliorare in ogni aspetto. Queste sono alcune cose che io compro sfuse, e la mia alimentazione, come sapete, io sono vegetariana, quasi vegana, perché uso ancora le uova. I miei bicchierini li uso perché ne ho troppi barattoli, li uso come bicchieri. La caraffa potrebbe essere utile per chi magari ha un'acqua non proprio potabile. La mia non è così male, però con la caraffa sento la differenza, quindi potrebbe aiutarvi. Io uso la cannuccia perché la uso veramente, non è solo una questione estetica o del video, però se voi non usate la cannuccia è veramente un prodotto di cui non avete bisogno solo per sentirvi più zero waste, perché non è quello lo scopo delle zero waste, ecco. Però a me piace tanto utilizzarla, questa è in vetro ed è molto bella. Pranzetto, abbiamo fatto un po' di pasta con cose dopo e come ho già detto io, noi mangiamo 90% vegano, quindi anche là meno spreco. E uso la spazzola che si cambia la testina, vi lascerò il link di questo, sia del detersivo solido, meravigliosi prodotti per lavare i piatti e ovviamente si evitano le spugnette e i detergenti in plastica. Mi trovo molto molto bene. Io ovviamente ho anche la lavastoviglie, quindi cerco di utilizzare delle pastigliette naturali biodegradabili. La lavastoviglie comunque la uso una o due volte a settimana, insomma quando è piena per bene. Noi siamo in due, quindi non si riempie così facilmente. Oltretutto abbiamo anche pochi piatti, quindi alle volte bisogna lavarli anche a mano perché non abbiamo così tante cose in cucina. E i fazzolettini da cucina riutilizzabili, questi sono in lino, presi su Etsy, molto bellini. E ovviamente ho anche i fazzolettini riutilizzabili per il nasino, che sono qua in soggiorno anche vicino alla mia stazione di make-up. Molto utili, si buttano in lavatrice e si rimettono là, evitando tutto quello spreco di carta che purtroppo in cucina è enorme. E il caffettino ovviamente non può mancare, io ho la macchina da caffè. L'ho comprata ancora anni fa proprio perché volevo il mio espresso supremo e il caffè lo prendo sfuso, me lo faccio disintegrare il negozio. È un prodotto fair trade molto importante per certi prodotti come la cioccolata o il caffè, quindi fateci molta attenzione la prossima volta che ho comprato un prodotto e sono abbastanza fiera delle mie tazzine, la mia è quella con la vodka, ovviamente, ma di cosa siete sorpresi, insomma, ecco, sì. Per quanto riguarda il lavaggio, io ho usato sia un detersivo fatto da me, sia un detersivo più zero waste possibile. Ho trovato questo che vediamo per la pubblicità ovunque, ci sono anche persone di cui mi fido che hanno pubblicizzato questo prodotto e ci tenevo a provarlo. Mi piace tantissimo, tantissimo. Farò un post al riguardo, se per caso farò il post prima andate su Instagram, insomma, a seguirmi. Ovviamente la miglior cosa è di asciugare i panni sullo stendino. Il momento della spesa, ovviamente sempre le mie cose riutilizzabili dietro, questa è la mia borsina, ho le piccole borsettine in cotone, perché quando vado al supermercato vado anche al mio negozietto sfuso per prendere le cose che riesco principalmente a prendere sfuse, se non riesco a prenderle al supermercato. I miei milioni di barattolini, credetemi, sono anche pochi adesso perché ho fatto un mega declutter pure in quelli perché ne tenevo troppi, pensavo mi servissero tutti, volevo salvare tutti i barattolini, non servono così tanti barattolini, però sì, non riesco a separarmene di alcuni perché ci tengo tanto. E quindi ovviamente queste sono pronta per la mia spesina. Voglio farvi vedere anche la mia scatolina del pranzo che di solitamente mi porto dietro quando faccio il pranzo fuori. Ecco, adesso sono in casa, quindi questo sono un po' inutile. Ogni tanto lo porto al negozietto sfuso per metterci dentro della roba. Questo è molto utile se vi portate sempre il pranzo dietro perché è molto leggero ed è molto molto comodo. Io ce l'ho sempre in borsa, ma ovviamente adesso sono a casa, quindi questi stanno ancora nel cassetto. E la mia borsettina l'ho presa in Nuova Zelanda quando siamo andati a visitare le Waitakere perché era prodotto localmente e i soldi andavano per l'ambiente, andavano a un'associazione. Il mio posto di lavoro, come al solito, la gattina.
mattona è sempre presente, cioè il computer è un secondo schermo perché non posso lavorare solo con il computer, la mia bottiglia è riutilizzabile come sempre presente e le mie pastiglie per l'emicrania. ho anche un po' di cancelleria, ma le cancellerie che possedevo già da prima, sanno semplicemente, io non uso niente di cancelleria perché grazie a Dio ho un lavoro che mi permette di non usare niente, quindi questo ciò è meraviglioso. Amo leggere sul Kindle, trovo che il Kindle sia stata una delle migliori invenzioni, onestamente, mi trovo molto bene, compro libri digitali, quelli che magari non voglio averli cartacei, proprio perché aiuto anche ad avere meno spazio in casa, ecco, cioè, però, questione di gusti. Questi sono i miei pigiamini, prontissima, per il lettuccio, questo è un pigiama invernale in realtà, però ne ho anche uno estivo, sono entrambi di brand etici, e io ho anche uno molto grosso che metto molto, molto poco, cioè, metto poco spesso. E queste le mie cotton le mie dischette di cotone riutilizzabili. Uso l'olio di mandorle per struccarmi. Ho usato tempo fa anche uno struccante proprio, però adesso preferisco l'olio di mandorle che lo posso prendere anche sfuso o comunque in barattolo di vetro. E ovviamente questi sono top, si lavano e ciao. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi saluto qua. È stata la prima volta che ho fatto una specie di voiceover, non so se sia stato un fallimento totale o meno. Fatemi sapere se vi piacciono questo tipo di video e fatemi sapere quali sono le vostre abitudini giornaliere che cercate di introdurre nella vostra vita quotidiana. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!